Eccolo, eccolo. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi siamo tornati, super, con la nuova vestaglia, incredibile. Oggi siamo tornati incredibilmente, come avrete letto dal titolo, con i life hacks di TikTok. Visto che l'ultima volta vi sono piaciuti tantissimo. Outfit nuovo, l'avrete visto nell'ultimo video dove ho fatto un unboxing enorme. Però quello di oggi non sarà un life hacks normale, quindi trucchetti normali di TikTok, ma proveremo i trucchetti per fare gli scherzi, visto che a me piacciono tantissimo. Mi piace tanto 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 a fare i prank. Quindi oggi testeremo tutti questi prank su Bea, la mia ragazza, e vediamo cosa succederà. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, partiamo subito col primo scherzo. Allora, per il primo scherzo ci serve la pasta, perché eccola qui. Come vedrete nel video che vi farò vedere di fianco, praticamente si mettono la pasta in bocca e fanno finta di rompersi le ossa. Quindi dovrò chiamare Bea a far finta di avere un dolore, farmi scrocchiare le ossa e masticare la pasta. Vediamo un attimo se funziona. Direi di sì. Direi di sì. Ok, ora posizioniamo la telecamera da qualche parte. Vediamo un poco. La posizioniamo qui. Amore, vieni un attimo. Ho un dolore alla schiena. Dovresti. Che vuoi? Non ho capito. Ah, prendimi di qua. No, no. Come? Da sotto. Qua? Da sotto così, così. Ah, sì. Sì. A una certa. Tiri fortissimo. Verso di te. Eh no, ma devo scocchiare perché da solo non riesco. Ci sei? Aspetta. Vai. Ah. Beh, però almeno ti sei scrocchiato, dai. Almeno ti sei scrocchiato. Tira. Non si vedeva alla fine, coglione. Oggi non c'è proprio niente da fare, eh? Guarda, ride pure, sei felice? Vaffanculo, mi ha fatto spaventare. È la seconda volta già oggi che dici che non stai bene. Che tempo! Ok, primo prank fatto. Cioè, unico prank. Ma stavi pure registrando? Sì, stavo registrando. Sto facendo un video, guarda, per sbaglia. Stai facendo un video pure. Stavo facendo, cioè adesso sto facendo ancora. Allora, il prossimo life hacks prank. È questo qua. Secondo me è super fake, ve lo faccio vedere qua di fianco. Praticamente bisogna mettersi dietro un tavolo, cercare il modo di far prendere le bottiglie, in questo caso a Bea, e rimettergliele su. Ma secondo me non funzionerà mai. Cioè, è stra fake. Però siamo qua e ci proviamo. Via. Amore, ho portato delle bottiglie da bere. Puoi portare in camera, per favore? Ok, arrivo. Sono qua davanti alla porta. Va bene. Stai bene? Sì. Ma che problemi hai? Ah, ero lì a prendere un po' d'aria. Ma che c'è di fare con queste bottiglie? Tu stai bene? Allora, il prossimo life hacks prank TikTok è bellissimo. Secondo me questo potrebbe cascarci veramente. Allora, ve lo faccio vedere. Praticamente dobbiamo semplicemente prendere un bicchiere, una ciotola, comunque piena d'acqua, ok? Attaccarla con la scopa, chiamarla e dirle: ehi, puoi sorreggere un attimo? E una volta che sorregge, poi noi ce ne andiamo a farci gli affari nostri. E lei impazzirà tantissimo. Speriamo funzioni, perché questo qua è bellissimo. Questo è davvero spettacolo. Eccoci qua. Ho dimenticato una roba. Ci abbiamo la bacinella piena d'acqua. Siamo pronti. Ci siamo. Okay. Amore. Amore, ho bisogno di te. Corri. Oddio. Corri. Ma è finito oggi? Che cazzo deve, hai fatto? Sto facendo un video. Deve sorreggere un attimo. Ma che video è? Sto facendo un TikTok. Sorreggi. Ce l'hai, spingi. No! Oddio! Spingi verso. Oddio, amore, ma cosa c'è lì dentro? Perché ti muovi? C'è l'acqua, spingi verso l'alto. Perché c'è l'acqua? Sto facendo un TikTok. Spingi verso l'alto, ce l'hai? Più di così non riesco mica a spingere, sai? Tienilo, eh. Oddio. Tienilo. Ah, ma mi sta cadendo. Ma che video è? Che... Giuseppe? Madonna, guarda che sto urlando fuori dalla finestra. Giuseppe! Oddio, c'è bevito questo. Giuseppe! Giuseppe! Ma che cazzo ridi? Vieni qua! No! Che cazzo ridi? Vieni qua!
Aspetta, sto arrivando. No, muoviti, Giuseppe. Qua ci sono tutti i cavi, Giuseppe. No, veramente, ci sono i cavi, mi sta cadendo. Arrivo. Oddio. Oh, guarda. Arrivo. No, no, mo veramente ci sono tutti i cavi. Giuseppe. Arrivo. No, arrivo, muoviti. Cosa c'è? Ecco, sto riprendendo bene? Sta riprendendo. Madonna, ma quando finisco ti... Sta riprendendo proprio bene. Sì, sì, sì. Ci sono i cavi! Guarda che c'è. Eccoli. Oddio. Cosa c'è? Togli sta roba che ci sono i cavi. Giuseppe. Giuseppe, ma tu guarda. Ma cosa c'è? Tieni sto coso che se glielo lascio cade. Vai, lascia, Oddio. Eccolo. Bacio di Giuda, vaffanculo. Questo prank è riuscito. Ma no, questo non è un prank, questo è un rompere le palle. Guarda che c'erano tutti i cavi lì su. Se mi cadeva, per fortuna mi sono forzuta io. Aspetta, ho dimenticato ancora una roba. E non è un prank. Ma cos'è sta roba? Se fai shh, non è un prank. Ma cos'è sto shh? Dai. Eccolo. Allora, per il prossimo life hacks pranks la vedo molto dura, perché vi faccio vedere qua di fianco. Lui praticamente mette del bioadesivo sotto una ciotola. Il padre, penso sia quello, va lì per prendere questa ciotola, rimane un po' incastrata, appiccicata, quindi fa per tirare più forte, boom, tutta la farina addosso. Allora, dato che noi stasera abbiamo ordinato del sushi, io voglio provare a farlo col sushi, con gli edamame, che sono leggeri. E so che Bea li mangia subito, prima di prendere qualsiasi altro tipo di sushi. Quindi attaccherò del bioadesivo e vedremo se, pum, tirandolo salteranno tutti gli edamame in giro. Quindi per questo prossimo life hacks ci vediamo tra poco a cena. Speriamo funzioni. Ecco qua, ecco qua. Bioadesivo, ce l'abbiamo messo. Lo mettiamo qua, così sarà costretta a prenderlo. Perché deve spostare il piatto. Amore, è arrivato il sushi. Amore, è arrivato il sushi. È arrivato il sushi, quello. Sushi quello buono è arrivato. Sushi quello buono è arrivato. Amore, che bravo. Hai visto che roba? E la cumbia è il campione valuto. Cosa che c'ha sto sushi? Ma non è che si è rovesciato qualcosa di appiccicato, Oh! Ma c'è il biadesivo qua sotto. C'è il biadesivo? C'è il biadesivo? Che cazzo ridi? Che cazzo ridi? Perché ridi? Perché ridi? Ora mi dici perché ridi? L'ho messo io perché ho visto un TikTok prank dei soliti, quelli che sto facendo. Ma oggi mi lasci stare oggi o no? Attaccavano il biadesivo e saltava tutto in aria. Devo farlo con la farina, mi sa. Dici? Ho dovuto farlo col sushi. Vabbè, ora mangiamo. Mangiamo. Okay, va bene. Non ha funzionato, okay. Questo. Più o meno, cioè più o meno sì. Più o meno. Non ha saltato in nulla né, hai detto che deve essere da chissà. Allora, questo life hacks è il più importante, è il più bello ed è il più divertente. Quindi ho aspettato, è mattina, perché se gliel'avessi fatto ieri ormai si era già capito un po' il mood. Quindi stamattina non se l'aspetterà, gli dirò che dovremmo registrare un nuovo life hacks, però non prank, un nuovo video per TikTok, e la coglierò di sorpresa, spero. Prima di farlo, mi è arrivato un pacco importantissimo, uno di quei pacchi importanti, pacchi petacolo. Non so se si vede qua, ma qua c'è una nuova felpa petacolo. E dietro, guardate un po' chi c'è. C'è il mitico Pepito. Non solo, mi è arrivata anche una maglietta. Una maglietta very important. E guardate qui, mascherina con Pepito con scritto petacolo sul cereale. E un'altra mascherina con la scritta delle felpe petacolo giapponese con scritto petacolo. Che figa, che figa. Io ve lo dico, quando sarà uscito questo video le mascherine saranno appena uscite, quindi potrete essere i primi ad acquistarle e avere un pezzo di barbuto che non ha la barba, un pezzo di barbuto sempre piaciuto, nuovo, con voi. Dato che le mascherine ormai fanno parte del nostro outfit, io direi di iniziare a indossare delle mascherine fighe, le mascherine belle. Le più belle che possiate trovare sono queste, quelle di barbuto sempre piaciuto. Quindi io vi lascio il link in descrizione e nel primo commento, e vediamo chi sarà il primo ad acquistare
la mascherina spettacolo. Fighissima. Mamma mia quanto è bella. Yo. Ora, dopo questo piccolo regalino che ho deciso di fare solo a voi, perché voi sarete i primi a saperlo, voi che state guardando il video YouTube, andiamo a fare il prossimo life hacks prank. In cosa consiste? Praticamente nel video fa vedere che praticamente tirano dei marshmallow, dei pezzi di cotone, e la tipa deve far centro. Non so se è la tipa il tipo, adesso non mi ricordo il TikTok. Comunque chi riceve il cotone deve far centro con la testa mandandolo nel recipiente uno a uno, fin quando poi una certa non gli si tira un uovo, e quindi lei convinta che sia ancora un marshmallow, un cotton fioc, pum, un cotton fioc, un pezzo di cotone, pum, ci tira una testata e gli arriva tutto l'uovo in faccia. E mattina, io sinceramente non vorrei mai ricevere un uovo in faccia, però con Barbuto è sempre una sorpresa. Quindi ora, dato che non ho né marshmallow né cotoni, prenderò dei fogli di carta, farò tutte delle palline e gli dirò che dovrà far centro con la testa con le palline di carta, e poi una certa, vum, gli tiro l'uovo. Le uova che ho comprato tra l'altro sono bianche, quindi si confonderanno molto con le palline di carta. Speriamo ci caschi. Allora, ecco qua le palline di carta. Allora, eccoci qua, siamo pronti per questa challenge. Allora, io ti tirerò questi pezzi di carta e tu con la testa dovrai far centro nella ciotola rossa, ok? Ok. Partiamo, vai, uno. Ma tiralo in alto. Giusto, giusto, ho tirato male, quello non lo contiamo. Vai, un altro, arriva, Dai, ma che gioco è? È un gioco difficile, è vai, Dai! Vai, ci sei quasi, vai, Oddio, perché no? Vai, Ma dove ho preso? Aspetta che prendo un altro pezzo di carta. Oh, ce l'ho quasi fatta. Ok, vado, Vai, vai. Piano, piano. Piano, vado piano. Ok. No, non giù. Vai. Ma che... Cioè, te volevi lanciarmi questo in faccia? Che palle però! Raga, non riesco a farne uno. Non un coglione. Nulla raga, questo ultimo life hacks prank che ho tenuto per stamattina, convinto che fosse il più bello, non ha funzionato. Bea sembra molto più furba di quanto... No, Bea è più furba di quanto lo sembri, ecco. Sì, trovato le parole giuste. Noi ci vediamo domenica con un prossimo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle ore 18 esce qua un video su YouTube. Mi raccomando, andate tutti nel link in bio, nel primo commento, ad acquistare le mascherine ufficiali spettacolo di Barbuto. Fatemi felice, voi sarete i primi ad averle, non deludetemi, perché sennò la prossima volta io scelgo il pubblico di Instagram o il pubblico di TikTok. Ho scelto il pubblico di YouTube per dirlo per primi. Credo di essermi spiegato. Comunque, bene, ci vediamo domenica. Vi ricordo, ultima cosa, vi ricordo che tutti i giorni sono in live su Twitch alle ore 21, quindi seguitemi anche lì, seguitemi ovunque. Ciao belli!